Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Questo qui sarà un piccolissimo, cortissimo video haul tutto biologico, dove vado a mostrarvi il piccolo ordine che ho fatto dal sito Mente Rosmarino. Quindi ho qui lo scatoloncino. Mi fa piacere condividere con voi tutto ciò che acquisto, quindi anche se è un piccolo ordine di necessità, mi piaceva appunto condividerlo con voi. In molte, dopo il primo video che ho fatto, in seguito all'ordine, sempre sul sito Mente Rosmarino, mi avete chiesto informazioni, che insomma conoscevate il sito, però non avete mai ordinato, se potevate fidarvi e tutto. Io sinceramente sono al secondo ordine e mi sono trovata molto molto bene. Vi invito caldamente ad iscrivervi alla loro newsletter, perché praticamente ogni mese ricevete uno sconto del 20%. Non so se è una newsletter generica o se dopo che fate il primo ordine, sinceramente questo non lo so, ma penso sia una newsletter classica. Quindi, visto che è sempre piacevole risparmiare qualcosina per magari concedersi qualche acquisto in più, se vi fa piacere, vi lascio qui sotto il sito. Non è una collaborazione, sono semplicemente un ordine che ho fatto con i miei soldini. Allora, partiamo immediatamente. Quindi l'ordine è stato fatto da Mente Rosmarino, ho approfittato del 20% di sconto su tutto l'ordine. Il 20% di sconto è applicabile su i prodotti non scontati e non è applicabile su alcuni prodotti dove magari ci sono vincoli aziendali, nel senso che non possono appunto metterli in offerta. Comunque, tanto una volta che fate l'ordine potrete controllare ciò che va o non va in offerta. Allora, partiamo dal presupposto che io ho fatto questo ordine per comprare un singolo prodotto e poi naturalmente ho approfittato dell'ordine che stavo facendo e dello sconto per comprare qualcosina che stavo magari terminando. Allora, il prodotto in questione che volevo provare da un po' di tempo è questo prodottino qui, è della Dr. Tuffy e sono le fiale per capelli. Allora, è un trattamento intensivo capelli, per capelli fragili e propensi alla caduta. Visto che io nel corso di quest'ultimo anno, forse qualcosina in più, anche il mio parrucchiere se n'è accorto, ho avuto una perdita non consistente, che insomma sono rimasta pelata, no, però anche il mio parrucchiere si è accorto che comunque c'è stata una perdita di capelli, magari dovuti a fattori insomma di stress, più magari in concomitanza dei cambi di stagione. Quindi questa volta sono voluta un po' correre ai ripari, quindi aiutare un pochino i capelli a fortificarsi, quindi ho voluto prendere queste fiale qui. Sono delle boccettine in vetro, vanno agitate prima dell'uso, c'è anche un beccuccio dosatore per diciamo stendere su tutta la testa. Io ne ho per adesso utilizzate due e il trattamento invece prevede, mi sembra, 12 capsule. No, capsule, 12 insomma fiale, da utilizzare per un mese, quindi 3 volte a settimana per 4 settimane. Dicevo, io ho già fatto le prime due applicazioni, sono delle fiale che dovete applicare a capello lavato, quindi uscite dalla doccia, tamponate i capelli e applicate insomma la fiala sul capello umido. Lo applicate sulla testa, su anche la lunghezza se volete, massaggiate bene e poi asciugate, fate appunto o lasciate asciugare all'aria, oppure se ancora fa freddino procedete con la piega classica. Vedremo come si comporteranno. Questa stessa linea comprende anche le capsule da diciamo assumere per via orale e anche una lozione insomma per capelli. Io sinceramente ho voluto iniziare con le fiale, vediamo se mi aiutano un pochino loro, magari poi faccio un trattamento completo anche con l'assunzione orale delle capsule. Fatemi sapere se l'avete utilizzato, come vi siete trovati, se avete riscontrato dei benefici utilizzando appunto questo prodotto. Poi un'altra cosina che ho voluto prendere è un nuovo shampoo. Allora, questo qui è lo shampoo di Giada Anticrespo per capelli secchi, trattati e sfibrati. Questo è il prodotto in questione. Ho già iniziato ad utilizzarlo, ci ho fatto solamente uno shampoo o due forse. Io lo utilizzo diluito, quindi lo trasferisco in un'altra boccettina vuota che ho, ne metto un po' di shampoo, metto un po' di acqua e lo utilizzo in questa maniera. Allora, ha un buonissimo profumo, naturalmente l'efficacia del prodotto ve la farò sapere a confezione, insomma, un po' avviata.
Ho voluto riprendere lo shampoo perché adesso stavo utilizzando uno shampoo di Giardino Cosmetico che però non mi fa particolarmente impazzire perché vedo che non mi aiuta nell'idratazione del capello. Cercherò di alternarli per portare avanti anche quello di Giardino Cosmetico che non mi fa impazzire, però ho voluto prendere anche ecco, uno shampoo di una migliore qualità. Poi, sempre visto che stavo facendo l'ordine, ho deciso di acquistare l'idrolato di rosa bio, questo qui della Saponaria. Questo costa, mi sembra 3,50 e, a prezzo pieno. E l'ho voluto prendere perché, ecco, mi incuriosiva molto come trattamento. Io utilizzo gli idrolati al posto del tonico e solitamente li vaporizzo su tutto il viso dopo averlo deterso. Adesso sto utilizzando un altro idrolato, ma che è proprio agli sgoccioli, mancano proprio insomma, un filino di prodotto, quindi ne ho approfittato e ho preso questo per averlo in sostituzione. Un altro prodotto che ho voluto prendere, ho conosciuto questo prodotto e questo marchio il primo, quando ho fatto il primo ordine su questo sito Mente Rosmarino. Sto parlando del brand Organic Shop, ne avevo già sentito parlare ma non avevo mai ordinato niente. Lo scorso ordine presi uno scrub corpo al caffè, se non sbaglio, e mi sto trovando veramente molto molto bene. Hanno dei prezzi molto accessibili, in più è applicabile lo sconto del 20%, quindi ho deciso di acquistare un nuovo scrub. E questa volta sono andata con il zucchero e mango. Questa qui è la confezione. Ho voluto prendere questa profumazione anche in vista della bella stagione, insomma, magari è più piacevole prendere qualcosa di fruttato, fresco, da utilizzare in doccia nel periodo appunto estivo. Questo qui viene appunto 4,50 euro, da applicare poi lo sconto, sono 250 ml di prodotto. Io con l'altra versione che ho in doccia in questo momento mi trovo benissimo, ragazze, veramente benissimo, quindi ho voluto provare una nuova profumazione. L'ultimo prodotto che sono andata ad acquistare, perché vi ho detto è un ordine piccolo piccolo perché era finalizzato all'acquisto delle fiale, poi ho aggiunto altri prodottini, è questo spray della linea KR di Alchemilla, che è il fluido spray anticrespo ai semi di lino, questo qui. Io sto utilizzando come anticrespo l'anticrespo di Giada Cosmetics. Lo sto però per terminare, quindi ho deciso di sperimentare un nuovo anticrespo biologico e sono andata questa volta su quello di Alchemilla. Come sempre, fatemi sapere se voi già l'avete provato, così come tutti i prodotti che vi ho mostrato, e insomma come vi siete trovati, se è stato un buon acquisto o se magari sarà un flop. Allora, questa qui è la confezione, è molto semplice, sono 100 ml, mi sembra che venga 10,90, 11,90 più o meno, questa è la cifra, naturalmente sempre da scontare del 20%. Tutti i prodotti sono stati imballati benissimo, ragazzi, tutti erano diciamo avvolti dal pluriball e c'era del giornale nella scatola, insomma veramente molto attenti anche alla fase di impacchettamento per la spedizione. All'interno del pacco, come l'altra volta, ho trovato un bigliettino che mi insomma col quale mi ringraziavano per l'ordine fatto e anche questa piccola creazione qui che penso sia un segnalibro, insomma. Infine vi vado a mostrare anche i campioncini che mi hanno mandato e devo dire che sono stati insomma abbastanza generosi, insomma io ho sempre piacere a ricevere campioncini come tutte penso, sia per testare i prodotti. Ad esempio lo scorso ordine ricevetti la crema Divina Tati di Sezione Aurea per la modellazione del riccio, e perché ero intenzionata a comprarla. Ho provato il campioncino e sinceramente non mi ha fatto impazzire, quindi mi sono evitata magari un acquisto sbagliato. E poi sono sempre comodi anche quando uno magari va in giro 1 o 2 giorni per non portare i flaconi interi. Allora, maschera ristrutturante fragola e panna di Alchimilla. Poi ho ricevuto una crema idratante con olio di oliva della Lepo, questa. Poi lo shampoo lavaggi frequenti con aloe vera di Phytophyros, il balsamo senza risciacquo di Biofficina con estratto di kiwi biologico toscano e mix vitaminico di frutta, che è questo. E per finire anche una bella protezione solare di Alchemilla SPF 50, che è
questa qui, quindi contentissima anche dei campioncini che mi sono stati dati e contentissima di come è andato questo secondo ordine. Sinceramente io vi consiglio molto questo sito, ma perché semplicemente io sono la prima che cerca di trovare sempre un po' di offerte o comunque cerca sempre di risparmiare dove è possibile farlo. Quindi mi trovo bene con il sito, è un sito molto fornito, tantissime marche, tanta disponibilità. In più mi dà l'opportunità di ricevere un 20% di sconto quasi ogni mese o comunque insomma capita che arrivi lo sconto a disposizione, quindi insomma un motivo ulteriore per ordinare da questo sito. I tempi di spedizione sono velocissimi, ragazzi. Io mi ritrovo, non so voi, a fare l'ordine sempre tipo il venerdì. Quando faccio ordini online, non so perché l'idea mi viene sempre il venerdì, quindi devo aspettare anche il sabato e la domenica. Comunque, se spedite, se mandate l'ordine in mezzo alla settimana, penso che il giorno dopo, se non insomma il giorno dopo ancora, il pacco è a casa vostra. È veramente un ottimo ottimo servizio, quindi personalmente mi sono trovata bene. Se voi avete ordinato, fatemi sapere anche la vostra esperienza. E nulla, spero che questo piccolo video vi abbia tenuto compagnia e vi abbia magari fatto conoscere un nuovo sito se non lo conoscete, e magari altri prodotti che insomma sono andata a mostrarvi proprio in questo haul. Vi mando un bacio grandissimo e se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!